Il Welt, da un racconto di Ray Bradbury. La casa Vivi Felice non era molto diversa dalle altre case del quartiere. All'avanguardia in ogni suo aspetto, cucinava per mamma Lydia, stirava per papà George e cantava per far addormentare i piccoli Peter e Wendy. La camera più bella dell'intera casa era senza dubbio la stanza dei giochi, che poteva registrare le emozioni dei ragazzi e creare un ambiente diverso a seconda dei loro desideri. Poteva farti sobbalzare, darti un brivido o persino trasportarti in mondi lontani. Da un po' di tempo, però, dalla stanza provenivano strani rumori e i genitori, preoccupati, si affrettarono ad indagare. Varcata la porta, davanti a Lydia e George apparve il Welt, la savana africana. Ed ecco i leoni, così reali che pareva di sentirne l'odore. Ma non erano troppo giovani, Wendy e Peter, per nutrire pensieri di morte e di sangue? Alla richiesta di spiegazioni da parte dei genitori, fratello e sorella si scambiarono un'occhiata. «Non chiuderete la stanza dei giochi per sempre, vero?» chiese Peter. «In realtà, pensavamo di chiudere l'intera casa per un mese, una specie di vacanza scacciapensieri», rispose tranquillamente Lydia. «Nessuna discussione, ormai la decisione è stata presa», urlò George, preso dalla rabbia. I ragazzi rimasero sbigottiti. «Non potete fare una cosa simile alla stanza dei giochi, non potete!» esclamarono. La mamma osservò i volti tristi dei bambini, ai quali aveva sempre concesso tutto. «Solo un secondo appena! Dacci la stanza per un secondo, anche voi entrerete a controllare!» urlarono i bambini in preda alla disperazione. «E va bene», disse Lydia, «ma solo per 5 minuti!» Il volto dei bambini si aprì in un inquietante sorriso. Dopo pochi passi nella stanza, la porta si chiuse definitivamente alle spalle di Lydia e George e la voce di Peter risuonò dall'esterno. «Non permetteremo che spegnate la stanza». Quel sorriso non svanì dal volto dei bambini nemmeno quando da dietro alla porta risuonarono le urla. I leoni sono sazi e i bambini felici.